Per raggiungere la parità di genere è stato fatto molto, ma c'è ancora tanta, tanta strada da fare. E questo in sintesi il concetto espresso nell'ultima giornata del G7 Pari Opportunità a Matera dalla commissaria europea per l'uguaglianza, la maltese Elena Dalli. Specialmente dobbiamo avere più ragazze che scelgono i settori dell'intelligenza artificiale e delle scienze, che sono il presente e il futuro e sono molto ben pagati, ha evidenziato la commissaria, che poi ha aggiunto. Invece ci sono tante donne, circa il 90% del totale, occupate nel care work, il settore meno pagato e per il quale l'Unione Europea ha una strategia per comprendere e cercare di migliorare le condizioni di lavoro, ha poi concluso. Così è terminato questo importante meeting internazionale che nell'ultima giornata ha ospitato la riunione del Women 7, il gruppo di impegno civile ufficiale del G7 che a oggi conta oltre 90 delegati da diversi paesi del mondo. Anche il Women 7 ha concentrato l'attenzione sulla parità di genere e sul contrasto alla violenza. Questo evento mette a confronto e a dialogo le istituzioni, quindi i ministri e le ministre del paese del G7 e la società civile che è impegnata sulle pari opportunità. Cosa emerge? Intanto la volontà di trovare delle soluzioni condivise e mantenere un dialogo continuo e solido sulle tematiche delle pari opportunità, l'urgenza di soluzioni sulla pace, sulla sicurezza, anche considerando le donne vittime dei numerosi conflitti che stanno accadendo nel mondo, e poi un topic molto innovativo, pensare che il clima, tutti quanti sentiamo il cambiamento delle temperature e la lotta alla crisi climatica, necessita anche delle donne in posizioni apicali per prendere delle soluzioni che siano efficaci, ma al contempo il cambiamento climatico e la lotta alla crisi climatica chiede che le soluzioni siano pensate considerando anche le donne. Nella giornata precedente, invece, durante la riunione ministeriale, le delegazioni hanno condiviso e sottoscritto una dichiarazione collettiva basata su 53 punti per il pieno raggiungimento della parità di genere e del godimento dei diritti fondamentali da parte di donne e ragazze su scala globale che fronteggiano ancora discriminazioni, disuguaglianze di opportunità e una violenza diffusa. Soddisfatta la ministra che ha presieduto i lavori della sessione. È andato bene anche sul piano degli obiettivi che vogliamo raggiungere, perché c'è stato un confronto molto ricco anche con gli engagement groups, anche cioè quindi con la società civile, quindi con la Marcegaglia, Emma Marcegaglia, che ha guidato il Business 7, cioè il gruppo degli imprenditori, con Women 7 e altri che hanno fatto appunto eventi collaterali, dando a questo appuntamento una ricchezza maggiore di temi e soprattutto di proposte. Per quanto riguarda l'empowerment, abbiamo sottolineato come sia necessario per le nuove generazioni cominciare fin da piccolissimi a abbattere gli stereotipi e a incoraggiare le donne, per esempio, a intraprendere gli studi scientifici, le famose materie STEM, che oggi aprono a carriere più remunerative, più qualificate, e sono i lavori del futuro. E naturalmente tutti i nostri paesi sono ancora alle prese con, a diverso grado, insomma, con delle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, difficoltà soprattutto di conciliazione, e su quello anche appunto dobbiamo intervenire per conciliare la possibilità di avere una famiglia, di avere una vita privata ricca e di non perdere la progressione di carriera o le occasioni di lavoro. E questo ha a che fare con la crisi demografica che tutti i nostri paesi stanno vivendo. Il Giappone, l'Italia, ma anche lo stesso Canada, la Francia, nonostante per molti anni sia stata a un livello di natalità superiore. Questo ha a che fare proprio con la questione della parità di genere e delle occasioni di lavoro e di autonomia delle donne. La prima volta abbiamo preso in considerazione la questione dello sport, sia dal punto di vista proprio della differenza di accesso tra le donne e gli uomini. Le donne hanno meno occasioni da questo punto di vista, e sia la parità di trattamento anche, e per esempio, ripeto, ci sono
i premi sportivi per le gare sportive femminili, che sono a volte la metà, un quarto, un decimo in alcuni casi di quelle invece delle gare maschili, e sia anche i nuovi problemi, abbiamo affrontato i nuovi problemi derivanti dalla partecipazione alle gare sportive femminili di persone trans o persone intersex, e quindi il problema di dover avere criteri standard scientificamente fondati e omogenei.